Il nuovo corso della Ori Ora Pistoia è iniziato come il vecchio, con una sconfitta. Stavolta a passare indenne sul parquet del Palacarrara è stata Trieste, che si è confermata squadra dal notevole spessore tecnico-tattico. Rispetto ad altre opache prestazioni, però, i biancorossi hanno dato dei segnali positivi, giocando alla pari con i giuliani per almeno 30 minuti, prima di pagare lo scotto del noviziato. Crosariol, Odum e Mitchell sono arrivati in via fermi soltanto nelle ultime ore e di cedere qualcosa alla stanchezza. Il nuovo play statunitense, per esempio, non giocava una partita ufficiale da prima di Natale. Per vedere la nuova formazione di coach Ramaglia al top e ben amalgamata, quindi ci sarà ancora bisogno di qualche giorno. Il problema è che il tempo a disposizione per uscire dalla difficile situazione di classifica è rimasto veramente poco. È chiaro che la condizione non è omogenea. Per ritornare ad averla si tratta di lavorare con attenzione in modo tale da non fare troppo, non fare poco. Però se mi chiedi i tempi, onestamente non è difficile dirli, insomma, ecco. Di sicuro c'è bisogno di fare pallacanestro, ecco, non c'è bisogno di fare, fra virgolette, come si diceva in passato, atletica, cioè non c'è bisogno di fare del condizionamento a secco, c'è bisogno di fare un condizionamento che sia il condizionamento che tocca i meccanismi energetici che si usano in una partita di pallacanestro, quindi niente di meglio che non giocare a pallacanestro. Poi sarà usare un po' di più tre campi, che significa fare due campi e mezzo, significa fare due canestri e quindi avere più tempi di su e giù, significa fare mini partite, significa giocare che chi segna tiene, per cui interrompiamo di più e diamo dei tempi di recupero maggiori, quello starà alla nostra sensibilità. Diciamo che stasera almeno male non si è fatto nessuno e questo è già un vantaggio. I don't know, I think yeah, I think credo che sia stata una cosa anche abbastanza corale di squadra. Si può dire che i primi due quarti siano stati migliori rispetto agli ultimi due. Sicuramente anche le rotazioni poi hanno influito, ma visto anche, come dicevo, il poco allenamento, il coach ha cercato di variare molto i quintetti anche per cercare di provare diverse soluzioni e di dare alla squadra degli aspetti diversi anche per quanto riguarda il ritmo proprio della partita. Per quanto riguarda personalmente me stesso, credo di aver fatto il massimo mentre ero in campo. Ho mancato dei canestri facili che magari a volte hanno tolto un po' di fiducia, però credo di aver cercato di dare sempre il mio contributo alla squadra e alla causa. To help the team when I